Stai là allora, visto che vuoi sempre cadere. Dopo tutto quello che ho fatto per te, stattene là. Credo che ti butterò via una volta che mi sarò alzata da questa scrivania. Oh! Welcome or welcome back to my channel. Oggi, come avete potuto notare dal titolo, faccio un makeup tutorial utilizzando trucchi di Kiko. Tum, tum, tum. Ebbene sì, dopo un anno e mezzo che non uso i loro trucchi, oggi facciamo un full face. Perché lo faccio? Perché se non erro ci sono i saldi, forse siamo in fase di chiusura, nella fase finale dei saldi, e ho comprato un po' di prodotti. Vi lascio il sondaggio qua sopra, vorrei sapere da voi se ho applicato solo prodotti Kiko oppure se ho avuto bisogno dell'ausilio di altri brand. E quindi inizio. Ah no, aspettate. Il saluto della Grace. Il saluto della Grace. Il saluto della Grace. Break it down now. Il saluto di oggi va a Lara Campanelli. Avevo chiesto qual era il vostro piatto preferito e lei ha risposto che è la pizza. La pizza per sempre, a meno che non inventino una cosa più buona. Oggi ho fatto veramente fatica all'ora di pranzo, volevo la pizza, was like, no, Loretta, stop. Comunque, ciao Lara, ti mando un bacio, grazie mille per far parte della mia community Instagram, e se anche tu vuoi essere salutato nel prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram che ti lascio qua sopra ma anche qua sotto ed essere presente nella mia pagina. Prima di iniziare però, ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Ma adesso bando alle ciance e passiamo al tutorial. Molto bene ragazzi, sto ripartendo. Mi sono struccata, ho rifatto la skincare perché avevo applicato questo face primer che è non è adatto alla mia pelle. No. E quindi adesso ripartiamo e utilizziamo il Prime and Fix. Così questo qui magari è più leggero. Spray fissante e rinfrescante. Agitare prima dell'uso. Vaporizzare sul viso ad una distanza di circa 20 cm, tenendo la bocca e gli occhi chiusi. Non inalare. Ok, my dear friends. This product looks like a dangerous one. Let me close my eyes. Questa è una palette che ci dà la possibilità di fare color correcting. Ne applico giusto un poco qua per cancellare le due o tre discromie che ho. Prendiamo questo fondotinta qua, lo scaldiamo. Vado con il pennello adesso e continuo a stendere sul collo, la stessa tecnica. Funzia, amici, funzia. A questo punto vado con il correttore. Uso questo qui di Juvia's Place. Questo correttore di Juvia's Place, la vita ragazzi, purtroppo ancora oggi io sono impossibilitata a fare una base Kiko totale. Vado con questo correttore qua di Kiko, questo qui è il numero 09, attendo un po' perché questo correttore qua, ragazzi, è super leggero, quindi aspetto che si asciughi leggermente prima di andarlo a sfumare. Adesso vado con
Ho la cipria opacizzante, questa qui è di Andrea Cimatti, ed uso questa non perché non voglio usare una di Kiko, ma semplicemente perché ad oggi non c'è una powder che io posso utilizzare o comunque che mi piace. Ok, comunque è incredibile come Andrea Cimatti, ma anche DMT ragazzi, loro sono dei ragazzi molto giovani e io non mi capacito come ci siano oggi delle aziende che comunque fatturano tantissimi soldi e hanno gli strumenti per formulare dei prodotti adatti alla pelle scura, però li fanno e non funzionano. E poi ci sono dei ragazzi, anzi degli adolescenti, perché Cimatti adesso non so quanti anni ha, forse 17, 16, non me lo ricordo più. Comunque anche se avesse 18 anni, è comunque un diciottenne, e niente, lui riesce a formulare sta roba qua. Prodotti vincenti, prodotti che io, cioè io questo qui lo so che quando lo finisco io lo ricompro, perché è quasi finito tra l'altro, eh sì, quasi finito. E poi ci sono aziende che fatturano i milioni ragazzi, i milioni, e non riescono, I'm like, why? Vado con questa powder qui, questa è la Skin Tone di Kiko. Questo è l'unico prodotto secondo me davvero bello, valido, che io utilizzo volentieri della gamma delle polveri. Questo è il numero 11, ha la giusta pigmentazione, però raga il resto it's a little bit weird, I don't understand. Il resto del viso lo opacizzo con questo qua, questo è il Super Stay di Maybelline, e lo uso perché vorrei un pochino più di saturazione, non so se notate la differenza. Questo chiaramente l'ho preso in America, non esiste qua. Così è. Adesso voglio vedere col Brexit, ragazzi, sarà un problema grosso, grosso. Vado con questa palette qui per fare il contouring. Questo qui non è male, non è male, però nell'ultimo anno e mezzo sono stati formulati dei prodotti migliori, quindi io questo qui adesso che lo applico I'm like, ok. Questa è una palette secondo me ottima per chi ha l'incarnato come il mio. Secondo me potrebbero fare un'altra palette simile, un pochino più scura, più rich, con più saturazione. Non riesco a capire come mai non la fanno. Secondo me una cosa che i brand dovrebbero considerare, oltre a formulare i prodotti, è anche come piazzarle sul mercato. E raga, non vi parlo delle collezioni, vi parlo dei prodotti che poi rimangono in gamma. Secondo me quelli, they're not marketing those products in the way that black people can know that they exist and purchase them, you know? È importante far sapere ai possibili acquirenti che esistono dei prodotti. Io adesso è tanto che non uso le cose di Kiko, ma non perché non voglio, perché sono uscite tante cose, ma poche erano per pelle scura, davvero per pelle scura, nell'ultimo anno e mezzo. Vado con questo qui. E adesso passiamo alle brows. Allora, per le sopracciglia applico questa matita qua. Questa è la Eyebrow Duo Toscan Shine Sunshine, questa è la numero 04. Questa matita mi piace. Questa secondo me dovrebbe rimanere in gamma, perché le vecchie brow pencil non hanno questa scrivenza. Ok, allora questa matita qui mi piace tantissimo. Questa in realtà non era scontata, però mi piaceva perché è molto simile a quella di Urban Decay. Dà la possibilità di fare questi strokes, cioè per coloro che non hanno tempo e voglia di usare il brow gel, secondo me non è male, non è male proprio per niente. Applico un misto di questi due. Yes. Wow. Molto bene, la base è completa e adesso passiamo agli occhi. Primer occhi, questo è l'Eye Base neutralizzante fissante. Vediamo un po' la consistenza.
Allora, la stesura mi sta piacendo tantissimo. Like this, I really like this. Vediamo un po' come reagisce l'ombretto che ho intenzione di applicare. E adesso vado con il Wet n Dry Eyeshadow, questa è la numerazione 110. Mi piace tantissimo questo colore perché chiaramente ha tutta l'aria di sembrare un ottimo colore di transizione per la pelle scura. Questi qua secondo me sono nuovi di colore, non li avevo visti. I never saw that. Gli ombretti di Kiko a me piacciono particolarmente. So, you see. Adoro. Tutto ciò è semplicemente adorabile. Avete visto quanta poca polvere io ho applicato? This is super pigmented. Like really, really, really pigmented, guys. Like, yes. Vado anche sulla palpebra inferiore, sempre con lo stesso ombretto. Raga, in questo loro non si smentiscono. Mi piace tantissimo questo ombretto, è davvero figo. Ma anche il primer occhi, il primer occhi io non l'avevo mai provato, è davvero pazzesco, mi piace tantissimo. Adesso vado con il numero 112, la tipologia di prodotto. L'ombretto è sempre lo stesso, ragazzi, guardate quanto è pigmentato. I'm like, yes. I can see that. Wow, guys. Adesso applico l'ombretto, questo qui è il numero 16, sempre della stessa linea. Così, mi piace un sacco! Mi piace da morire, raga. I like. Ci conosciamo? bellissimo. Ok, adesso vado anche un pochino qua. Like so, vado sulla palpebra inferiore con il nero e adesso vado con il Kiko Smart Eyeshadow. Questo qui è il numero 3. Mi sa che vado con il polpastrello. Che ce frega. Yes. Vado anche qui con il 110. Raga, voi fate mai gli halo smokey eye? Vi piacciono, non vi piacciono? Vi disturbano interiormente? Come funziona la storia? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Faccio l'altro occhio e torno da voi. Ok, procediamo. Non so se procedere con il mascara oppure con l'eyeliner. No, andiamo con il mascara. Allora, ci sono due mascara, ragazzi, che ho scoperto. Il primo è questo qua. Si chiama Magical Holiday Mascara. Ah, molto bene, una edizione limitata. Che loro fanno sempre queste cose ingiuste. È una disperazione, una proclamazione, legislazione, maleducazione, la frustrazione. Comunque, prima vado con questo qua, raga. Cioè, per le mie ciglia questo qui è proprio bello.
Poi lasciamo perdere che io senza ciglia finte non vado da nessuna parte. Però questo secondo me con un altro tipo di make up spacca proprio. You don't know my difference. Prende le mie ciglia, disciplina per bene. Ma non conosco un altro mascara con uno scovolino così, ve lo dico. Vado anche sulle ciglia inferiori. Ciao. Poi non si asciuga subito, quindi io riesco a modellarle quanto voglio. Mascara stratificabile questo qua. Niente, mi lacrima l'occhio oggi, non ne vuole sapere. Comunque, stai là allora, visto che vuoi sempre cadere. Dopo tutto quello che ho fatto per te, statene là. Credo che ti butterò via una volta che mi sarò alzato da questa scrivania. Kenny, ci adesso ho messo uno strato, no? Lo vedete? Bello strato di mascara. I hope you see it. I hope you see it. Cosa si è? Adesso applico sopra questo qua, che è il Maxi Mode Volume and Definition Mascara. You don't even know! Oh god, this mascara is la vita. Scriviamo hashtag is la vita. Listen, listen. Boh, secondo me sto mascara spacca. E adesso vado ad applicare il Super Color Waterproof Eyeliner. Questo qui era scontato, marrone. È un colore marrone questo qua. Let's see what happens. Non mi ricordavo la consistenza di questo mascara qua. Continua a lacrimarmi sto benedetto occhio maledetto. Vabbè, vado alle labbra. Ragazzi, per questo step non sono riuscita a resistere al rossetto liquido. Questi due sono della nuova collezione, quella dedicata credo a San Valentino. Si chiamano Magnetic Attraction Liquid Lip Color. Ho preso il numero 1 e il numero 06. Proviamo prima il numero 1, che a naso l'ho preso, ma non so mica se va bene per me. Vi lascio un altro sondaggio. Secondo voi andrà bene questo colore oppure no? Rispondete. Raga, questo qui è il dupe di Ashton di Anastasia Beverly Hills. Come colore, non come consistenza. Cioè, a me sta piacendo, per il momento. Per il momento devo dire che mi sta piacendo. Ok, ragazzi, il liquid lipstick è quasi praticamente asciutto. Mi piace perché ha una consistenza leggera. Non sento che mi stia seccando le labbra ed è un bel colore, è un colore che su pelle scura, quantomeno sul mio incarnato, sta veramente tanto tanto bene. E infatti ci avevo azzeccato. L'altro, ragazzi, è questo qua, bellissimo anche questo, e il colore è il numero 06, quindi questo è il 06 e questo è il 01. Calcolate, ragazzi, che una volta che lo finite, questo ciao. Per questo che non amo tantissimo pubblicizzare le edizioni limitate. Non è come altri brand, non è come per altri brand. Qui veramente, se c'è qualcosa che sta davvero bene su pelle scura, è ancora più bella come sensazione, perché non tutte le cose di Kiko stanno bene su di noi. Quindi promuoverle, poi dopo magari una persona lo vede un anno dopo, 6 mesi dopo e non c'è più, I'm like,
So yes, comunque questa è la prima volta, ragazzi, che uscirei senza ciglia finte. Because this mascaras are life. I am really good, I look good. Però le mettiamo. le mettiamo un pochino più leggere. Uso queste qua, queste al centro, sono di Doll Lash Beauty, in collaborazione con Beauty Bay, spaccano queste ciglia qui. Le ciglia di Kiko sono molto semplici, molto naturali, e sapete che a me piacciono le ciglia power. Quindi... Non so perché adesso faccio questa risata ultimamente. I don't know, guys, I don't know, boo-boo kitties. I just like you too. Ok. Bitch. Listen, my dear friends. Wow, super, super powerful oggi. Oggi siamo super powerful. Non metto niente all'interno dell'occhio, non mettiamo niente. Proviamo a mettere questo. Un ombretto, are you sure? Ok, il look è completato. Considerazioni personali. Per quanto riguarda la base, ci sono tanti prodotti che vanno abbastanza bene. Secondo me loro dovrebbero prendere tipo una King Mali Magic che li aiuti a formulare le colorazioni, perché alcune sono strane ed è per questo secondo me che forse non riescono a venderle. Chiaro, ragazzi, che se una persona non sa che una cosa esiste, come fa a comprarla? Quindi probabilmente come strategia di mercato io implementerei il PR verso quella categoria che si riesce a vendere di meno. È veramente poco utile secondo me inviare, che ne so, 100 prodotti a persone con lo stesso incarnato e inviarne nessuno a persone che hanno altre caratteristiche. Con questo non dico che devono inviarlo per forza a me, anche perché non ci sono solo io della community beauty che fa questo con il mio incarnato. Non so, it's weird, anche nel feed non vedo persone diverse. Sono prevalentemente con la pelle chiara, hanno... sì, ho visto un paio di ragazze che sembrerebbero creole, non scurissime, che apprezzo tantissimo, meglio di niente, però comunque poco rispetto a quello che vediamo nelle altre pagine Instagram, secondo me. Detto questo, mi auguro che questo sia un po' forse un campanello d'allarme per loro, ma probabilmente non ne frega neanche niente. A me interessa, perché chiaramente ci sono tante persone con la pelle scura che comprano da Kiko e magari scoprono delle cose solo andando fisicamente nello store. Quindi secondo me si potrebbe riuscire a trovare un punto di incontro sia sui social, quantomeno, non lo so, prendere delle modelle o dei modelli, far vedere i prodotti come stanno anche sopra le scure. Ecco, questo io non lo vedo poco. Poi ditemi anche voi se avete questa sensazione o magari una fissa mia. Vabbè, basta, chiuso questa parentesi, non voglio essere troppo pesante. Però ci tenevo comunque a fare questo intervento perché sapete che nella mia piattaforma io parlo anche di queste cose qua per riuscire un po' a migliorare le cose. E niente, il video è finito. Le polveri invece per gli occhi, gli ombretti, sono pazzeschi. Le matite anche sono davvero molto molto belle. Quelle labbra, io non ve le ho fatte vedere, però
cioè hanno una, però hanno una scrivenza pazzesca, quindi su questo io non posso dire nulla. I due mascara che ho applicato mi sono piaciuti tantissimo, come i rossetti liquidi. La spugnetta, anche la matita per le sopracciglia, ragazzi, è bellissima, però anche quella edizione limitata, quindi se volete testarla e la volete anche quando non ci sarà, prendete più item di quei prodotti là. Io però, avendolo fatto in passato, ve lo sconsiglio perché molti prodotti poi tendono a seccarsi, specialmente le matite. So it's up to you. Ah, scusate, mi ero dimenticata di settare questo trucco. Bene ragazzi, spero che questo video possa esservi piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, perché ho scoperto che più mettete like più vedete i miei contenuti nel vostro feed quando io pubblico i video. E se siete arrivati a guardarlo fino a qui, scriviamo hashtag non me lo aspettavo. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao.